faccio ricordare il motivo che studiamo la Torah è per connettere la nostra anima a Dio, poi chiaramente anche per osservare quello che impariamo. Shalom a tutti. Il Rebbe dice così: il vantaggio speciale del 19 di Kislev di quest'anno, che il 19 di Kislev quest'anno è dopo che aver completato l'anno 89, l'anno 89 lo si intende l'89esimo compleanno del Rebbe, che si legge ogni giorno il Salmo di Davide, che è parallelo agli anni, per cui uno che ha compiuto 89 anni legge il Salmo 90. E vi dice, dopo aver completato 89 anni, che 89 è gematria pede. Pede significa riscatta. Pei 80, dalet 4 e hei 5, 89. Cosa significa riscatto? Sarebbe dire che è già stato completato il riscatto da tutti i concetti, tutti gli ostacoli che trattengono la venuta del re Davide, re Mashiach. Come dice la conclusione del versetto del Salmo 89, che hanno disprezzato i tuoi talloni, i talloni del tuo Mashiach. Sarebbe dire che la guerra contro quelli che disprezzano Mashiach è già conclusa e vinta. E ora ci troviamo già nel Salmo 90, che il Salmo 90 è legato col concetto della redenzione, la terza redenzione col terzo santuario. Dunque il Rebbe continua: in questi giorni, era messianica, che se ci troviamo già adesso nei giorni dell'era messianica, che in cui noi ci troviamo ora, dobbiamo soltanto aprire gli occhi e allora vediamo che la redenzione vera e completa è già qui, in maniera semplice e letterale. E tutto il popolo ebraico, con i nostri giovani, con i nostri anziani, con i nostri figli, con le nostre figlie, tutti sono pronti con tutti, in tutti i dettagli, in tutti i dettagli, minimi dettagli, siamo pronti tutti quanti a avvicinarci e accomodarci al tavolo, tavolo apparecchiato con tutte le bontà e tutte le cose buone della redenzione, incominciando dalle cose, dei concetti della redenzione, che del Leviatano, del toro selvaggio, del vino antico. E la cosa principale della redenzione è che tutti conosceranno Dio, come dice il versetto: Malah ha'aretz de'arat Hashem kamayin ha'mechasim, la terra sarà piena della gloria di Dio come che l'acqua copre il mare. Yehi Adoneinu Moreinu v'Rabbeinu Melech HaMashiach l'olam v'ed. Viva il nostro Rebbe, Re Mashiach in eterno. We want Mashiach now, noi vogliamo Mashiach adesso. Ad matai, basta questo esilio, andiamo a vedere la redenzione che sta davanti ai nostri occhi. Shalom a tutti.